È rosa, se l'ha toccata, l'ha toccata. Io qua, no, poi ho visto uno, due, ecco, no. Andando a fare la mano, quando esse contro il corpo, non l'ha presa prima. Perché se sbatti un ginocchio di corpo, a me è sembrato diretto. A me è sembrato così. A me è sembrato diretto. A me è sembrato che salito. Ah, diretto proprio alla parata? No, si è buttato in presa così, diretto. No, no, paura, è veloce. Ma le immagini. Ci sono le immagini. Comunque, che cosa prima non ci Allora, la seconda è stata proprio la prima, perché è centrale e puoi fare quello che vuoi. La seconda è laterale, quindi puoi tirare su due mani. E poi la tirata anche alzata, anche alla volta, che è difficile prendere la palla. Se è terra nera, basta, io sono uscito, te l'ho detto, non ci vado più. No, è per andare vicino. Vado. Nuovamente in diretta dal comunale Bonaiuto Somma di Mascalucia, dove sta per cominciare il secondo tempo di Catania San Pio X Terme Vigliatore. La prima frazione di gioco si è chiusa sul parziale di 0-0, ma nonostante il risultato ad occhiali non sono mancate le emozioni nella prima parte di gara. Intanto però diamo nuovamente lettura delle formazioni con il Terme Vigliatore che ritorna in campo col numero 1 Foti, 2 Laudani, 3 Triolo, 4 Bucolo, 5 Salvatore Leo, 6 Puzzone, 7 Bartuccio, 8 Danna, 9 Calabrese, 10 Genovese e 11 Crifò. Risponde il Catania San Pio X con in porta adesso Signorino, perché ricordiamo al 14° del primo tempo è stato espulso il titolare della Catania San Pio, il portiere Romano, per un fallo commesso fuori dall'area, pallone preso con le mani sul tentativo di Genovese, che è costato quindi il rosso diretto da parte del signor Mattaceraso. E quindi poi il tecnico Saro De Cento è stato costretto a sostituire il numero 11 Sagnà con il secondo portiere Signorino, quindi tra i pali ora con la 12 Signorino, poi due Ranno, 3 Mascali, 4 Russo, 5 Scalia, 6 Prividera, 7 Spitaleri, 8 Dembra, 9 Abate e 10 Garufi. La terna arbitrale è composta dal signor Giuseppe Mattaceraso di Messina, coadiuvato dagli assistenti Mauro Chillè, sempre della sezione di Messina, e Vincenzo Donzello di Siracusa. Dicevamo comunque di un primo tempo abbastanza divertente, diverse occasioni da una parte e dall'altra, ma la partita è rimasta inchiodata sullo 0-0. Un Terme Vigliatore intanto che attacca con il terzo corner a suo favore, il primo di questa ripresa, Bartuccio dentro per Danna, anticipato proprio all'ultimo istante, poi Bucolo col mancino, cercava la conclusione verso lo specchio della porta, la respinta è stata di Spitaleri che ha messo in fallo laterale. Triolo, Puzzone si appoggia su Salvatore Leo, riceve palla Genovese, Danna fa girare palla il numero 8, Bartuccio di testa a Scalia, poi Prividera prova a mettere ordine, Spitaleri, pallone chiuso da Bartuccio. Ancora rimessa per la formazione di casa, Ranno
Rividera dentro per il numero 2, posizione di fuorigioco di Ranno, quindi calcio di punizione. Danna, Calabrese, riesce a girare su Bartuccio, recupera palla il San Pio X. Prividera, prestato da Crifò, ancora Prividera, si libera molto bene, poi torna su di lui Crifò e alla fine Laudani commette fallo, intervento su Garufi e calcio di punizione quindi per la squadra di Saro Decento. Sul punto di battuta Garufi e Prividera. Quattro uomini in barriera per Foti. Pronto alla battuta Prividera. Fischia Mattaceraso. Parte Prividera, il tiro, parata comoda comunque di Foti che può bloccare. Leo, Crifò di prima su Laudani, non si intende con un genovese, è palla che finisce la sua corsa oltre la linea esterna. Prividera in avanti verso Abate, contrastato da Salvatore Leo, e palla che finisce poi in fallo di fondo, rimessa quindi a favore del Tarmevigliatore, subita battuta da Salvatore Foti. Danna, ancora Danna, contrastato da Abate, giudicato regolare l'intervento del centravanti biancorosso. Bartuccio, si sovrappone anche Triolo, lo serve Bartuccio. Triolo di prima intenzione, il suo cross viene ribattuto da Dembra e Prividera. Ancora Triolo, ottimo il recupero su Prividera che poi commette fallo. Rimane a terra Triolo. Calcio di punizione a favore della squadra allenata da Salvatore Cambria. Diversi tiratori per tra le fila del Terme, sistema con cura adesso il pallone Chicco Danna. Anche Genovese vicino il pallone. Lamentano la distanza i calciatori in maglia giallo-rosso-verde. Stiamo ancora alla barriera il portiere Signorino. Danna e Genovese dunque sul punto di battuta. Intanto il fischio di Mattaceraso, parte Danna, tiro che però finisce alto sopra la traversa, nessun pericolo in questa circostanza per l'estremo di casa Signorino. Si può ripartire con la rimessa dal fondo affidata al numero 12. Crifò, intervento falloso del numero 11 su Prividera, ravvisato dal fischietto messinese. La battuta dello stesso Prividera. Dembra mette giù, ancora Dembra, scarica su Prividera, si accentra il numero 6. Prividera, la botta da fuori aria. Fuori misura però, con palla che si perde abbondantemente alla destra della porta difesa da Foti. Foti sicuramente decisivo nel primo tempo con una parata su Sagnà e una su Garufi, due interventi che hanno salvato il risultato. Intanto continua ad attaccare il San Pio X. Prividera commette fallo su Salvatore Leo che rimane a terra,
l'ex difensore del Città di Messina, autore del gol che ha dato la prima storica vittoria nel campionato di eccellenza alla prima giornata, la vittoriosa trasferta di Ragusa contro il Marina, un suo gol al 90esimo. Ha regalato, come detto, la prima vittoria, il primo successo storico per la compagine di Terme Vigliatore. Terme che attacca, Bucolo, Triolo, affonda il numero 3, il cross su Genovese che tenta la conclusione volante, ribattuta dalla difesa, ancora Genovese, attenzione, sfugge il pallone dalle mani di Signorino che poi rimedia in un secondo tempo. Stava per combinare grossa il portiere di casa. Rimessa laterale a favore del San Pio X. Mascali va a cercare Abate, di testa Laudani, provi Abate, difende, ma l'ultimo tocco è proprio il suo, quindi rimessa per il Terme Vigliatore. Laudani, Genovese, subito su Calabrese, Prividera, lascia scorrere il pallone Salvatore Leo, sfera che finisce nuovamente oltre la linea esterna, rimessa con le mani, affidata a Laudani. Genovese riparte da Puzzone, riceve Triolo sulla sinistra, centralmente si fa vedere Danna ma preferisce andare su Bartuccio, scambiano i due, Danna di prima su Bucolo, ancora Danna, vede il movimento di Genovese, lo serve molto bene, posizione regolare di Genovese che rientra sul sinistro, Genovese il sinistro, ottima chance per Genovese che però non riesce a trovare lo specchio della porta, pallone che gli è rimbalzato davanti proprio al momento della conclusione e palla che poi è finita alta sopra la traversa. I minuti sono 10 nel corso del secondo tempo. Buona l'imbucata di Danna su Genovese che aveva fatto tutto bene tranne la conclusione, finita alta sulla traversa. Scalia su Abate, Puzzone interviene sul centravanti biancorosso in maniera fallosa secondo il fischietto messinese e quindi calcio di punizione nella zona mediana del campo a favore dei biancorossi. Sul punto di battuta Privitera, si allarga sulla sinistra Garufi, lo va a cercare Privitera, Garufi supera molto bene due avversari, poi Crifò, pallone che rimpalla sul capitano dei biancorossi, lo va a recuperare Foti, Triolo, riceve palla Salvatore Leo, Genovese, ancora Leo, poi Crifò si fa anticipare dall'ottimo intervento di Prividera, Prividera prova l'imbucata su Spidaleri, pallone che viene recuperato da Triolo, Bucolo lascia Bartuccio, Danna, fraseggio tutto di prima del Terme Vigliatore, affonda Bartuccio, vicino lui Bucolo, lo serve Bartuccio, arriva però prima sul pallone Ranno, palla che alla fine ha superato anche la linea di fondo, si ripartirà con la rimessa per il San Pio X. Ovviamente con calma il portiere di casa va a posizionare il pallone. Ricordiamo che il San Pio è in 10 uomini dal 14esimo del primo tempo. Intanto il gioco viene interrotto perché c'è un cambio proprio per la formazione di casa. Lascia il rettangolo di gioco quando i minuti sono 12 nel corso del secondo tempo. Garufi, il capitano. Thank you.
No, questa. Genovese. Pallone intercettato da Privitera. Prova subito a mettere in moto il neoentrato Giuffrida. Bartuccio, è buona la posizione di Bartuccio, su di lui Privitera. E Bugolo che mette il pallone in fallo laterale, è rimasto a terra un calciatore dei padroni di casa. Dicevamo che il San Pio X ha sostituito qualche minuto fa Garufi con Giuffrida, è entrato con la maglia numero 18. Si ritorna a giocare con la rimessa laterale a favore della San Pio X, Privitera che sportivamente restituisce palla agli avversari. Puzzone verso Triolo, ancora Puzzone, Salvatore Leo, morbido su Calabrese che cercava Genovese. Si riparte da Scalia, Russo e Dembra, non riesce ad agganciare Giuffrida, corre velocissimo Ranno, fa buona guardia Puzzone che poi subisce anche fallo da parte del numero 2 biancorosso e quindi calcio di punizione per la formazione in maglia giallo rosso verde. Puzzone, Laudani verso Salvatore Leo, ancora Puzzone, Triolo, si allunga il pallone, mette in fallo laterale Giuffrida. Bugolo non riesce ad arrivare sul servizio di Bartuccio, prova a ripartire il Catania San Pio X. Privitera, lancio fuori misura su Abate, palla che finisce direttamente in fallo laterale. La rimessa effettuata da Triolo, Puzzone prova a mettere pressione Spitaleri, Leo rischia ma esce molto bene da questa situazione. Laudani, Genovese, buona l'apertura di Leo per Bartuccio, adesso Grifò, ottimo l'inserimento di Triolo, ancora Triolo, cerca il fondo, il suo cross deviato in calcio d'angolo da Ranno, quarto tiro dalla bandierina per il Terme Vigliatore, secondo in questa ripresa, 4-2 il conto dei corner dalla bandierina, si porta Bartuccio. Pronto il numero 7. Bartuccio, pallone tagliato, quasi un'incomprensione tra Signorino e un suo difensore, riesce comunque ad uscire il San Pio da questa situazione complicata con Privitera che cambia il gioco, servendo molto bene dalla parte opposta Giuffrida. Giuffrida, su di lui la pressione di Puzzone, giudicata fallosa da Mattaceraso, calcio di punizione quindi per i padroni di casa. Privitera, dentro per Abate, deve vedersela con Salvatore Leo, commette fallo il centravanti biancorosso. Danna, apertura sulla destra per Genovese, si sovrappone Bugolo, ancora Genovese, si accentra, poi il cambio
di gioco, cercava l'imbucata per Bartuccio, fuori misura. Ranno, Prividera, su di lui Danna, riesce a girarla molto bene sulla sinistra dove riceve Mascali, prova a puntare Laudani, ancora Mascali, l'intervento da parte di Laudani che subisce anche fallo, calcio di punizione quindi. ...18 minuti nel corso del secondo tempo... ...0-0... tra San Pio X e Terme Vigliatore... ...Crifò... ...Triolo subito per Bartuccio... ...se centra il numero 7... ...intercetta palla ad Embra e Privitera... ...ancora in verticale per Abbate... ...fuori misura il servizio... ...Foti fa ripartire il gioco... ...servendo Salvatore Leo... ...Crifò... Calabrese gira per Genovese che col tacco cercava Laudani, ancora Genovese per Laudani, poi Bugolo, la pressione su di lui, riesce a scaricare centralmente dove c'è Danna, con Mancino l'apertura perfetta sulla sinistra su Bartuccio, Bartuccio col tacco, Triolo, il cross, palla che rimane lì, Bugolo il sinistro e palla incredibilmente al lato, ancora occasione per il Terme Vigliatore che era riuscito ad imbastire una buona trama con il cross di Triolo in mezzo, non è riuscito a trovare nessuno, alla fine c'è stata la botta col sinistro dal limite dell'area di Bugolo, palla però che non ha inquadrato lo specchio della porta. Si riparte con la rimessa dal fondo affidata a Signorino. Perde qualche secondo prezioso il portiere biancorosso. Pallone che arriva dalle parti di Prividera che riesce a spizzarla verso Abbate. Dembra, Spitaleri. Prova a puntare Crifò. Prividera col sinistro, bene per Abbate che deve vedersela ancora una volta con il solito Salvatore Leo, buona la copertura del numero 5 giallo rosso verde, il quale riesce a portare a casa un calcio di punizione battuto da Foti. Bugolo, Danna dentro per Crifò, ancora Crifò, riesce ad uscire da una situazione complicata, un rimpallo, pallone che si allunga alla fine e finisce oltre la linea laterale, rimessa con le mani per il San Pio. Con le mani Mascali, Prividera, ancora su Mascali che mette però in fallo laterale, rimessa che stavolta passa al Terme Vigliatore. Pronto con le mani Laudani. Bugolo anticipato da Mascali. Guadagna qualche metro la formazione in maglia giallo-rosso-verde, sempre Laudani. Fischiato il cambio da parte di Mattaceraso, quindi rimessa che va alla San Pio. Abbate, di testa Salvatore Leo, mette giù Danna, centralmente riceve Crifò, che prova ad imbucare sulla sinistra Bartuccio, si alza la bandierina del signor Donzello di Siracusa, giudicata irregolare la posizione di partenza di Bartuccio. Prividera, si complica la vita Prividera, gli porta via il pallone Calabrese, ancora Calabrese, poi recuperato molto bene da Ranno, tentennato troppo il centravanti del Terme Vigliatore, ci ha pensato Ranno con un'ottima chiusura a smanacciare, a
sbrogliare la matassa. Intanto il Terme Vigliatore che continua ad attaccare, Bartuccio si accentra il numero 7, finito in fuorigioco genovese, poi prova ad allargare sulla destra ma non può arrivarci in questa circostanza Laudani, rimessa con le mani a favore della San Pio X. Mascali, Privitera prolunga per Dembra, chiuso molto bene da Bucolo. Crifò allarga su Triolo il suo traversone, Calabrese la botta, palla che viene deviata da un giocatore. Si tratta di Mascali quando siamo giunti al 23esimo. Da rivedere. Intanto Genovese, attenzione, Genovese dentro per Bartuccio, si chiude bene Ranno, Privitera. Sul tiro di Calabrese i calciatori del Terme Vigliatore chiedevano anche un calcio di rigore per un presunto tocco con le mani da parte di Mascali, come detto, sulla botta di Calabrese, da rivedere sicuramente. Si continua a giocare, Spitaleri, pallone sul fondo. Pronto il primo cambio tra le fila del Terme Vigliatore, quando siamo giunti nel corso del 24esimo della ripresa, lascia il campo Bartuccio con la maglia numero 7. Al suo posto con la 18 Davide Leo. Questo quindi il primo cambio operato dal tecnico del Terme Vigliatore Salvatore Cambria. Crifò proprio per il neo entrato Davide Leo. Danna molto bene. Ancora Danna al limite dell'aria, dentro proprio per Davide Leo, incomprensione, 3-2, palla che finisce tra le mani del portiere Signorino. Rilancio lungo, di testa Salvatore Leo, Triolo, Crifò per nessuno, palla che ha superato la linea laterale, rimessa quindi per il San Pio. Puzzone su Abbate in due tempi, mantiene in campo il pallone Spitaleri, ancora Spitaleri, cerca il fondo, cross respinto da Triolo, mette in fallo laterale. Pronto con le mani Ranno. Ancora Ranno, il cross e ancora il solito Triolo che mette in fallo laterale. Dembra prova a girarla subito, Puzzone allontana ma la palla rimane lì, Privitera col sinistro. Azione convulsa con Abbate, alla fine Puzzone ci mette una pezza. E manda in avanti Crifò. Ancora Crifò. Riesce a servire Danna. Cercava l'imbucata di prima intenzione su Genovese. Chicco Danna. Servizio però che diventa irraggiungibile sia per Genovese che per Calabrese. Salvatore Leo. Mette giù Genovese subito per Calabrese. Posizione di fuorigioco del numero 9, applaude comunque il tentativo di servizio da parte di Genovese, il centravanti del Terme Tindaro Calabrese, che proprio domenica scorsa si è sbloccato tenendo a segno il gol dell'1-0 del vantaggio contro il Santa Croce. Intanto Puzzone proprio per Calabrese. Mascali
rischia ma riesce ad uscire bene Scalia. Pronto Mascali a rimettere in gioco il pallone, la spizzata di Abate, chiama palla Foti, la fa sua, si appoggia su Puzzone, Triolo, Davide Leo subito per Calabrese, ancora Davide Leo e alla fine Russo, lancio in avanti però dove non ci sono compagni di squadra, può ripartire il termovigliatore Puzzone. Ranno lontanissimo, palla che finisce in fallo di fondo, si riparte quindi con la rimessa per il termovigliatore. 28esimo nel corso del secondo tempo, 0-0 il parziale tra Catania Sempio X e termovigliatore. Quarta giornata del campionato di eccellenza girone B. Prividera, Russo, l'appoggio di Abate su Dembra, apre molto bene verso Mascali, fa viaggiare sulla corsia di sinistra Giuffrida, il suo cross che attraversa tutto lo specchio della porta, interviene Spitaleri, tiene in campo la palla il numero 7, prova a puntare Triolo, il suo cross fuori misura, non c'è stato nessun tocco e quindi si ripartirà con la rimessa dal fondo a favore del termovigliatore. Salvatore Leo per Genovese, palla che ha superato la linea laterale, rimane in attacco il Catania San Pio X. Prividera dentro per Spitaleri, gira su Ranno, la mette al centro Ranno, nessun problema per Foti che lascia scorrere il pallone, finisce sul fondo, pronto alla rimessa il numero 1 giallo rosso verde. Pallone che arriva nella zona centrale del campo, di testa Mascali, poi Danna, Calabrese con l'esterno, prova a far viaggiare Davide Leo, chiuso da Ranno che fa ripartire i suoi. Spitaleri intercettato da Crifò che poi commette fallo su Ranno, calcio di punizione quindi per i padroni di casa, è rimasto a terra lo stesso Spitaleri. Rimane ancora a terra il calciatore del San Pio X. San Pio che arriva a questa partita con un punto in classifica, lo ricordiamo, ultimo nella graduatoria insieme a Real Aci e Milazzo, Terme che si è presentata a questo appuntamento invece da capolista solitaria del girone B, a sorpresa lo possiamo dire, con 7 punti, frutto di 2 vittorie e un pareggio. San Pio che è reduce proprio dal pari esterno sul difficile campo del Palazzolo per 0-0. Terme invece che viene dalla vittoria larga in casa per 6-0 addirittura contro il Santa Croce Calcio. Prividera dentro per Dembra, il suo tentativo di cross finisce sul fondo. Triolo, Triolo riesce in qualche modo a servire Genovese sulla destra, si sovrappone Laudani, Calabrese, Bugolo, fanno girare palla i calciatori di Salvatore Cambria, Grifò, ancora Grifò, prova l'accelerata,
rientra sul destro, poi sul sinistro, ancora una serie di finte, il pallone messo in mezzo, non c'è nessuno però, lontana Scalia, Triolo, Danna, ancora Danna, dentro per Davide Leo, posizione regolare del numero 18, Danna, prova a servire dalla parte opposta Calabrese, ci arriva il numero 9 con l'esterno, però non riesce a servire nessun compagno, al limite dell'area c'è Dembra, il pallone allontanato, Foti, Triolo, Davide Leo, chiuso da Ranno in fallo laterale. Danna, su di lui interviene Dembra, poi Puzzone si rifugia su Foti. Esce bene il Terme Vigliatore dalla pressione dei biancorossi. E adesso l'ottima imbeccata da parte di Danna verso Davide Leo. Davide Leo, il servizio al centro per Genovese. E chiusura provvidenziale di Mascali che mette in calcio d'angolo. Ottima l'intuizione di Davide Leo che aveva visto sul secondo palo l'inserimento da parte di Paolo Genovese, ma sul più bello è stato anticipato dalla chiusura del numero 3 biancorosso Mascali che ha messo in calcio d'angolo. Quinto tiro dalla bandierina per il Terme Vigliatore, terzo della ripresa. Pronto dal corner Chicco Danna. Parte Danna sulla suo traversone, c'è l'intervento in chiusura di Ranno, ancora pallone che rimane al limite da la giocata volante di Genovese, però non trova lo specchio della porta, palla abbondantemente alta sulla traversa della porta difesa da Signorino. Tanto il direttore di gara ferma nuovamente il gioco perché c'è un cambio tra le file del Terme Vigliatore, fuori Laudani, dentro Caliri, e c'è un cambio anche per il San Pio X, lascia il rettangolo di gioco con la maglia numero 9 Abate, vediamo chi ha preso il suo posto. Non siamo riusciti a vedere il numero di maglia del neo entrato Catania San Pio X. Tanto rimessa corta da parte di Signorino. Mascali. Rimessa per il Terme Vigliatore. Davide Leo, Calabrese. Errato il passaggio di Calabrese verso Danna, intercettato proprio dal neo entrato Grazioso. Salvatore Leo, pallone ribattuto da Dembra, esce fuori dall'area di rigore Foti, lancio profondo, prova ad arrivarci Bugolo, ottimo controllo di Mascali, scarica su Giuffrida, ancora Giuffrida, chiuso da Davide Leo. Davide Leo va sul fondo, Davide Leo, ancora il numero 18, poi finisce giù, calcio di punizione per il Terme Vigliatore, il fallo è stato commesso da Mascali, era riuscito ad uscire molto bene da una situazione complicata il neo entrato Davide Leo, alla fine è arrivato il fischio del signor Mattacerasu di Messina che ha comandato il calcio di punizione a favore del Terme Vigliatore, quando i minuti nel corso del secondo tempo sono 37, il parziale è sempre di 0-0 tra San Pio X e Terme Vigliatore. San Pio che ricordiamo dal 14° del primo tempo sta giocando in 10 uomini per l'espulsione del portiere romano. Intenzionato a mettere in gioco il pallone Genovese, vediamo se proverà direttamente la conclusione verso lo specchio della porta o se vorrà servire
un compagno. Fischia intanto Matteo Ceraso, parte genovese, pallone però che non è né un tiro né un cross, si perde alto sulla traversa, aveva ovviamente tentato la botta verso lo specchio della porta difeso da Signorino, ma il suo sinistro non ha creato problemi all'estremo difensore biancorosso. Si riparte dunque con la rimessa dal fondo affidata a Privitera. Puzzone, poi Spitaleri, Bugo lo mette giù, serve Danna, si fa vedere e riceve Genovese, ancora Genovese, poi sbaglia il servizio su Danna ma interviene Davide Leo. Bugolo, c'è pressione adesso del San Pio X, Calabrese con l'esterno su Genovese, la chiusura di era di Privitera ma c'è ancora Calabrese che però chiede troppo in questa circostanza. Ancora una serie di errori, Salvatore Leo affonda il difensore giallorosso, prova il cross che però è completamente fuori misura e si perde direttamente sul fondo. Pronto alla rimessa Ranno, pallone che supera il cerchio di centrocampo, interviene di testa Puzzone appoggiandosi su Triolo, Danna, ancora Puzzone, Crifò, Dembra prova a mettere pressione sul numero 11, alla fine Crifò, rimessa laterale assegnata alla formazione di casa. Privitera, interviene Salvatore Leo che non riesce però ad allontanare la minaccia, adesso Giuffrida su Grazioso, ancora Grazioso, all'indietro per Privitera, di testa Salvatore Leo, poi Crifò, Danna allarga per Triolo, palla però che ha superato la linea laterale. Rimessa con le mani per il Catania San Pio X. Spitaleri dentro per il velocissimo Ranno che va sul fondo, il suo cross, c'è la chiusura di Salvatore Leo che mette in calcio d'angolo, terzo tiro dalla bandierina a favore della squadra allenata da Saro De Cento. Giuffrida all'indietro per Privitera che prova la botta verso lo specchio della porta, ribattuta dalla difesa del Terme, ancora Privitera però, Dembra, si libera bene di un avversario Dembra, poi la conclusione è da dimenticare del numero 8 in maglia biancorossa. Quarantunesimo nel corso del secondo tempo, 0-0 sempre tra San Pio X e Terme Vigliatore. Danna, ancora Danna, Calabrese, prova a girarla subito per Davide Leo, c'è la chiusura di Mascali, Russo, pallone lanciato in avanti, interviene Foti, Puzzone, scambia con Triolo, poi Danna. Subisce fallo Danna ma lascia giocare il direttore di gara, Caliri, Triolo, ancora per Calabrese, alla fine il signor Mattaceraso comanda un calcio di punizione per il Terme Vigliatore. Terzo cambio tra le file del Terme Vigliatore, lascia il rettangolo di gioco con la maglia numero 11 Crifò, fa il suo ingresso con la 16 Chillari.
pronto per la battuta della punizione, Chicco Danna. Fischia Mattaceraso, parte Danna, pallone in area di rigore, chiama palla Signorino, poi il tiro e il gol! Il gol del Terme Vigliatore, Caliri sblocca la partita. Quando siamo giunti al 43esimo nel corso del secondo tempo, San Pio X 0, Terme Vigliatore 1, la sblocca il neoentrato Caliri che riprende un'uscita errata del portiere Signorino, il quale non è riuscito ad allontanare il pallone. Ci ha pensato quindi Caliri, che non si è lasciato sfuggire l'occasione, e col destro ha messo alle spalle del portiere biancorosso il pallone, che di fatto regala il vantaggio alla squadra del presidente Stefano Barresi. Un gol che praticamente è arrivato quasi al 90esimo, mancano 60 secondi. Arriva anche il quarto cambio per i giallo-rosso-verdi, lascia il rettangolo di gioco Tindaro Calabrese. Al suo posto Benenadi, fuori un attaccante dunque, dentro un difensore per Salvatore Cambria, che adesso prova in questi minuti finali a difendere il prezioso gol di vantaggio. Intanto il direttore di gara ha comandato ben 4 minuti di recupero, si chiuderà quindi al 94esimo. Intanto sbaglia l'intervento Salvatore Foti, che di fatto regala il calcio d'angolo, il quarto della partita, alla Catania San Pio X. Dalla bandierina si porta Giuffrida, scambia con Spitaleri, ancora Giuffrida, prova a cercare il fondo, passa in mezzo a due avversari, ma c'è l'ottima chiusura di Chicco Danna, che può fare ripartire il contropiede dei suoi. Caliri, l'autore del gol che sta decidendo il match, si appoggia ancora su Danna, pressione da parte dei biancorossi e poi lancio verso Caliri, non c'è fuorigioco, anzi sì, si è alzata adesso la bandierina del secondo assistente arbitrale, il signor Donzello di Siracusa. Privitera lancia profondo su Grazioso, chiama palla il portiere del Terme Vigliatore Salvatore Foti. Lancio in avanti dove non ci sono compagni di squadra, il rinvio da parte di Grazioso, di Signorino scusate, che mette in fallo laterale. Rimessa battuta da Davide Leo, genovese, finisce giù l'intervento falloso da parte di Privitera. Sul punto di battuta Chicco Danna, prima però di rimettere in gioco il pallone si deve effettuare il quarto cambio tra le fila dal San Pio, lascia il campo con la maglia numero 7 Spitaleri, al suo posto con la 15 Cavallaro. Danna e Genovese sul punto di battuta. Genovese, ancora Genovese, sguscia bene a Mascali. Genovese cerca il fondo con la sinistro. Poteva chiuderla il numero 10, la palla che però si è persa. Lateralmente non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta il capitano del Terme Vigliatore. Dembra su Mascali,
la chiusura in copertura da parte di Davide Leo. Rimessa laterale quindi per il Catania San Pio X. Mascali, serve Privitera dentro per Grazioso, per Giuffrida che poi subisce fallo da Salvatore Leo. Fischetto alla bocca per il signor Mattacelaso di Messina, che ha comandato quindi il calcio di punizione a favore della squadra allenata da Sarro De Cento. Sul pallone Privitera. Tutti al limite dell'area. Pronto il fischietto messinese a far riprendere il gioco, che riprende proprio adesso con la battuta di Privitera. Può ripartire il Terme Vigliatore in contropiede. L'intervento di Bucolo con palla che finisce oltre la linea laterale. Rimessa con le mani, ma non c'è più tempo perché il signor Mattacelaso fischia tre volte il Terme Vigliatore e spugna anche il buon aiuto somma di Masca Lucia, e a sorpresa ancora una volta mantiene la testa della classifica in solitaria. Anche per questa settimana sale a quota 10 punti, due vittorie in esterno per i ragazzi di Salvatore Cambria, del presidente Stefano Barresi, che dopo il successo ottenuto nella prima giornata a Ragusa contro il Marina per 1-0, stesso risultato oggi qui a Masca Lucia, al buon aiuto somma contro il San Pio X, che comunque si è ben lottato nonostante l'inferiorità numerica. Dunque Terme Vigliatore che mantiene la testa della classifica portandosi a quota 10 punti, rimane a 1 in ultima posizione il San Pio X. A me non rimane altro che ringraziare la regia e le riprese curate da Domenico Calvo, alla parte tecnica Salvatore Scarpaci. Da Paolo Munafò è tutto, a risentirci con le prossime dirette su Facebook. Ciao.